È stata dimessa nella tarda serata di venerdì la donna di 54 anni, rimasta ferita in maniera più seria nell'incidente che ha coinvolto un vaporetto della CTV, infilzato da una bricola alla fermata della palanca alla Giudecca. I sanitari le hanno prescritto una prognosi di 15 giorni per una ferita lacero contusa all'avambraccio provocata dal palo. Si è sfiorata la tragedia. Le altre persone coinvolte, 6 passeggeri, sono rimasti feriti lievemente. Si indaga sulle cause dello schianto. Sul posto i vigili del fuoco e gli uomini della guardia costiera. I mezzi sono stati sequestrati. Secondo ACTV, il vaporetto era stato sottoposto a verifica tecnica l'8 agosto scorso e aveva avuto il via libera per la navigazione. Il mezzo non aveva ancora superato le 1000 ore di utilizzo motore per la nuova fase di manutenzione. Giovanni Seno, AD di AVM, la holding della mobilità veneziana, ha fatto sapere che da inizio anno a luglio ci sono state 151 avarie, aggiungendo che il parco mezzi è vecchio e da cambiare. Il commissario Zappalorto ha chiesto una relazione sull'incidente. Secondo Giovanni Boscolo, dell'Unione Sindacale di Base, l'incidente si è verificato perché il telecomando dell'invertitore di marcia del mezzo si è bloccato nella posizione marcia indietro tutta e il pilota non è stato in grado di manovrare. E comunque, aggiunge Boscolo, non è possibile con questo tipo di lavori mantenere attivo un approdo. Il Codacons intanto chiede che tutti i passeggeri vengano risarciti per la paura subita e i rischi corsi.